Caro amico di Casa di Vita, ben ritrovato. Oggi finalmente, grazie a questo videocorso, farai una scoperta importante per la tua salute. Se ne sente tanto parlare, ma sai davvero cosa sono gli omega 3 e a cosa servono? Sai quali cibi li contengono? Ma soprattutto, sai quali straordinari benefici hanno per la tua vita se li assumi regolarmente nella tua alimentazione? E d'altra parte, conosci i rischi di non assumerli? Mi accompagnerai in questo viaggio alla scoperta degli omega 3? Lo chef di Casa di Vita, il nostro amico Stefano Palato, che come sempre è qui al mio fianco. Ciao Stefano! Quello di oggi sarà davvero un bel viaggio per realizzare un piatto unico con tre ricette fantastiche. Ricorda, il piatto unico è un metodo pratico e veloce per essere sempre sicuro di portare nel tuo piatto i giusti alimenti nelle corrette proporzioni. Come anticipato da Laura, gli omega 3 sono fondamentali per la nostra salute. Ormai tantissime ricerche hanno dimostrato gli effetti positivi di questi acidi grassi su vari sistemi del nostro corpo. In primis c'è la regolazione dell'infiammazione, che è uno dei processi centrali dell'invecchiamento e che gli omega 3 ci aiutano a modulare e a contenere nei suoi eccessi. Poi sono importantissimi gli effetti sul sistema cardiovascolare, l'abbassamento del colesterolo cattivo, cosiddetto LDL. Sono anche molto importanti per la prevenzione del diabete, addirittura aumentano quello che si chiama la sensibilità dell'insulina, quindi la capacità dell'insulina di interagire con le nostre cellule. Sono protettivi per il cervello, la funzionalità cerebrale, un organo spesso dimenticato nella prevenzione. Sono molto importanti per gli occhi e sono perfino importanti per le nostre ossa. Addirittura ci sono degli studi che dimostrano che gli omega 3 hanno un effetto preventivo nei confronti dell'osteoporosi. Quindi è fondamentale inserirli sia quelli provenienti da alimenti di origine animale che da alimenti di origine vegetale. Non si può davvero rinunciare agli omega 3 e sono anche facili da trovare, Stefano. Certo Laura, in realtà gli omega 3 sono contenuti in moltissimi cibi che troviamo facilmente in commercio e facilmente reperibili. Ad esempio il pesce azzurro, l'olio di semi di lino, l'avocado e la frutta secca. Tutti prodotti quindi che trovi nei punti vendita Despar, Eurospar ed Interspar. Scommetto però che sei scettico e pensi che questi cibi non possano essere anche buoni. Assolutamente sbagliato, perché oltre a essere sani, questi alimenti sono anche molto buoni. Tutti pensano che il cibo sano sia sinonimo di rinuncia, invece è proprio il contrario, perché ti dà la straordinaria possibilità di scoprire cibi nuovi e sapori incredibili. Abbiamo visto quanto importanti siano gli omega 3 per la nostra salute. Allora, come inserirle nell'alimentazione quotidiana? Prima di tutto nel nostro piatto unico utilizziamo il più spesso possibile il pesce azzurro come fonte di proteine e di omega 3. Quindi salmone, sgombro, sarde e sardine possono essere utilizzate molto frequentemente nel corso della settimana. Poi possiamo usare la frutta in guscio come spezzafame, come snack ricco anche questo di omega 3 e infine aggiungere di tanto in tanto come condimento l'olio di semi di lino, che è una fonte importante di omega 3 di origine vegetale. La cosa fondamentale è nel corso della settimana cercare di introdurre il più spesso possibile un qualche alimento che apporti questi acidi grassi che sono fondamentali per potenziare la nostra salute. Se fino a ieri non hai adottato lo schema del piatto unico, puoi farlo ora. Non è mai tardi per cambiare, anzi è molto più facile di quello che pensi. Segui il sistema Casa di Vita e organizza bene la tua spesa. Scarica al link qui sotto lo schema del menù settimanale da personalizzare con le tue ricette di piatti unici preferite. Ma passiamo subito dalla teoria alla pratica e prepariamo una ricetta che è ricchissima di omega 3. In realtà oggi non ti insegnerò solo a fare il piatto unico perfetto. Oggi imparerai anche la cottura unica. Il concetto è quello di sfruttare un'unica fonte di calore, in questo caso il fornello, per preparare le tre ricette che ci serviranno. La prima ricetta è grano saraceno con coriandolo e paprika dolce. La seconda è caponata di primavera, dove utilizzerai solo ed esclusivamente verdure di stagione. La terza ricetta è quella che in realtà contiene la maggior parte di acidi grassi omega 3, ossia lo sgombro al profumo di zenzero, e questa ti servirà anche per capire che in realtà il pesce non è così difficile da preparare e soprattutto non è così costoso. Parto subito con la cottura del grano saraceno, quindi metto in pentola il grano saraceno ben risciacquato sotto acqua corrente, aggiungo la parte di acqua necessaria per la cottura e su questo ti consiglio sempre di consultare l'etichetta del prodotto che stai andando a cucinare. Sull'etichetta ci sono le indicazioni precise per poter portare a cottura perfetta il tuo cereale. E a questo punto aggiungi le tue spezie. Paprika dolce,
e qualche bacca di coriandolo schiacciata. L'utilizzo di spezie e di erbe aromatiche e di semi oleosi in cucina è importantissimo. Innanzitutto ti permette di diminuire l'utilizzo del sale e poi apportano tantissimi benefici alla tua salute. Per la caponata utilizzerò questo cestello in bambù per la cottura a vapore, ma puoi benissimo utilizzare una qualsiasi vaporiera. Nel primo piano della vaporiera vado a disporre la verdura che ho già tagliato. In questo caso ho delle carote, del sedano, degli asparagi, del cipollotto e dei carciofi. Cerco di disporli in modo che non si sovrappongano e li posiziono sopra la pentola dove sto cucinando il grano saraceno. A questo punto posso accendere il fuoco e iniziare a cuocere le mie due ricette. La terza e ultima ricetta è lo sgombra allo zenzero e andrò ad utilizzare il secondo ripiano del mio cestello in bambù per cuocere a vapore anche lo sgombro. Prendo i due filetti e li insaporisco con dello zenzero tritato fresco. Li posiziono sul cestello e lo metto sopra le verdure. Copro con l'apposito coperchio e in 20 minuti tutte e tre le mie ricette saranno pronte, perché sfrutterò il vapore emesso dalla cottura del grano saraceno per cuocere tutti gli altri ingredienti. Un'altra cosa interessante di questa ricetta è l'utilizzo delle spezie e delle erbe aromatiche. In questo caso abbiamo il coriandolo che darà profumo e sapore anche alle nostre verdure. Con il pesce che acquisti nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar hai la sicurezza di portare in tavola un prodotto sempre fresco, grazie alla filiera controllata. Seguendo sempre lo schema del piatto unico, metto 25% del volume di carboidrati derivanti da cereali integrali, in questo caso il grano saraceno. 25% vado a ricoprirlo con lo sgombro e la parte preponderante del mio piatto è ricoperto da carboidrati derivanti da verdura. La verdura è possibile insaporirla a piacere, io ad esempio metterò un po' di timo, dei semi di cumino, un filo d'olio a crudo e il piatto è pronto. Ecco pronto il tuo piatto unico, che è perfetto sia per il pranzo che per la cena. Consulta però il piano settimanale di Case di Vita e scoprirai com'è facile assumere gli omega 3 anche in altri momenti della giornata. Un esempio? Per la merenda o per i tuoi spuntini spezzafame, porta sempre con te una manciata di noci o di mandorle. Sentiamo cosa ha da consigliarci il dottor Filippo Ongaro. Abbiamo visto quanto importanti siano gli omega 3. Certo, per chi non ama il pesce può essere difficile assumere una quantità sufficiente di omega 3 di origine animale, che sono poi quelli che contano di più. In questo caso può essere utile parlare con il proprio medico o con il farmacista della possibilità di assumere degli omega 3 nella forma di un integratore alimentare. E così saremo in grado di apportare la quantità sufficiente con regolarità senza dover ricorrere all'alimento originario, in questo caso il pesce. Non aspettare e inizia oggi. I benefici per la tua salute saranno davvero molti. Adottando i suggerimenti di Casa di Vita e mettendo a punto una strategia nella quale sana alimentazione e attività fisica sono i pilastri, ti sentirai rinato, avrai molte più energie per affrontare le tue giornate e soprattutto avrai fatto un'importante prevenzione per la tua salute. Quando proverai il tuo nuovo stato di salute ottimale, beh allora non tornerai più indietro. Che cosa hai imparato con il videocorso di oggi? Gli omega 3 si trovano in alimenti molto comuni. Inseriscili nella tua alimentazione quotidiana e nel piano settimanale. Esistono davvero molti cibi ricchi di omega 3, sono buonissimi e ti permettono di dar vita a ricette davvero sfiziose. Assumere con l'alimentazione la giusta quantità di omega 3 contribuirà a ridurre il rischio cardiovascolare e a tenere sotto controllo i normali livelli di pressione, colesterolo e trigliceridi. Ora puoi davvero iniziare a divertirti, scoprendo le meravigliose ricette e i semplici passi che ti spieghiamo su Casa di Vita per iniziare sin da oggi. Decidi allora quale sarà la tua prima azione. Aggiungi lo sgombro alla tua lista della spesa settimanale. Scegli per i tuoi spuntini noci e mandorle. Già da oggi adotta lo schema del piatto unico per il tuo pranzo e per la tua cena e componilo con alimenti che siano ricchi di omega 3. Ricorda, la salute è una scelta che non può e non deve essere rimandata. Buon gusto e buona salute!